Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi una veste un po' particolare. Vi ricordate la scatola San Martino che mi è arrivata qualche giorno fa, regalata? Oggi vorrei preparare una ricetta utilizzando qualche ingrediente. Nello specifico utilizzeremo gocce di cioccolato, lievito e cacao amaro in polvere. Volete scoprire la ricetta? Allora seguiteci in cucina! Eccoci qui in cucina. Oggi prepareremo dei buonissimi biscotti al cioccolato con le arachidi salate tostate. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 250 g di arachidi tostate salate, 185 g di farina 00, 250 g di zucchero, 40 g di cacao amaro, 125 g di burro ammorbidito, l'ho lasciato fuori qualche ora prima di iniziare a cucinare la ricetta. Lo ingolosiremo ancora di più con delle gocce di cioccolato fondente e ci servirà mezza bustina di lievito. E mettiamoci subito a cucinare. Come prima cosa andiamo a triturare le nostre arachidi salate nel nostro mixer, aggiungendo insieme anche lo zucchero. Si fa questa cosa perché altrimenti le arachidi da sole perderebbero il loro olio. Trituratele, anche se rimane qualche pezzo grossolano, non vi preoccupate assolutamente. Ecco qui. Sono perfette. Trasferiamole in una ciotola. E ora andiamo ad aggiungere tutti gli altri ingredienti. Farina, il cacao, ci servirà mezza bustina di lievito, e infine il nostro burro ammorbidito. Ora aiutiamoci con un cucchiaio prima e sporchiamoci le mani dopo, andiamo a impastare bene tutti gli ingredienti. Come ultimo ingrediente abbiamo aggiunto le gocce di cioccolato, finiamo di impastare e poi formeremo i nostri biscotti. Ho preparato accanto a me una teglia da forno ricoperta da carta da forno. Ora andiamo a formare i nostri biscotti. Prelevate una piccola quantità, all'incirca 15-20 grammi. Se fate fatica a compattarli, potete anche bagnarvi le mani. Formate una pallina e andate a posizionarla sulla carta da forno. Mi raccomando, metteteli belli distanziati perché in cottura si allargheranno leggermente. Continuate così fino a finire il vostro impasto. La prima teglia è pronta per andare in forno. Cuociono a 180 gradi, mi raccomando, preriscaldate il forno prima per 12-13 minuti. Ci vediamo dopo, io nel frattempo continuo a riempire anche la seconda teglia e poi ce li mangeremo. Eccoci qui, i nostri biscotti hanno cotto esattamente 13 minuti a 180 gradi e ora sono pronti per essere gustati. Li ho fatti raffreddare completamente su una gratella e prima di trasferirli vi do questo suggerimento. Aspettate 2-3 minuti a muoverli dalla teglia ricoperta da carta da forno perché saranno molto morbidi e tenderanno a disfarsi poi tra le vostre mani. Noi siamo pronti per andarceli a gustare. Sono buonissimi da mangiare come merenda perché sono proteici e vi danno un sacco di forza anche in queste giornate dove fa così caldo. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.